Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo video diciamo per duplicare i veicoli degli amici, per prendere un veicolo degli amici. Per fare questo glitch servono tre persone, andate in sessione privata, lo fate tranquillamente. Posizionate l'auto come l'ho messa io o più avanti, come vi trovate più comodi, l'auto del vostro amico, quello che andrà a usare il cargo Bob. E gli dite al vostro amico di mettere accesso al veicolo solo passeggero. Dopodiché cosa dovete fare? Dovete uscire dal garage con un veicolo qualunque che non andrete a perdere assolutamente, quindi tranquilli, insomma non c'è problema. Prendete questo veicolo qualunque e andate dal vostro amico con il cargo Bob, che dovrà agganciare questo veicolo. E qui, fino a qui ci siamo noi che vogliamo fare il glitch e il nostro amico con il cargo Bob che ci passerà il veicolo. Il terzo amico che sarà in sessione con noi, non c'è bisogno che sta in una sessione separata, andrà a selezionare una missione di contatto. Missione di contatto cosa significa? Una missione di Martin, una missione qualunque, insomma. Occhio a non prende la missione di Madrasso, che è hasta la vista, che sennò vi porta in culandia. Tutte le altre vanno bene, comunque sia vanno bene le missioni. E questo terzo amico dovrà rimanere nella missione che ci servirà a noi per fare questo glitch. Dunque, e fin qui ci siamo. Il nostro amico con il cargo Bob invece aggancerà l'auto e la porterà in alto, insomma lontano. Noi cosa dobbiamo fare? Tornare in garage, nel garage ovviamente dove abbiamo una bicicletta, perché senza bicicletta ragazzi non andrà a funzionare. Quindi munitevi anche di una bicicletta, ovviamente, mi sembra una cosa ovvia, sennò che cazzo fate il glitch. Passiamo al seguito del glitch. Andando nel garage vi avvicinate alla rastrelliera delle biciclette, come andiamo a vedere tra qualche istante, se carica sto cazzo di gioco, perché qui connessione buona ma per gioco di merda. Va bene, andiamo alla rastrelliera delle biciclette. Una volta andati alla rastrelliera delle biciclette, andiamo a premere freccia destra, anche se vediamo che non succede nulla. Premiamo ripetutamente freccia destra e vedrete che in alto a sinistra non comparirà più niente, e quella sarà la conferma che avrete selezionato la bicicletta. Dopodiché andremo a prendere il tasto start, andiamo a cercare il nostro amico che è nella missione e andiamo ad unirci. Ci fermiamo nella schermata di attenzione e diciamo al nostro amico con il cargo Bob di mollare l'auto, e noi premiamo ripetutamente molte volte X. Cosa succederà? Succederà che ci porterà sulla nuvola e ci riporterà giù. In pratica non ci farà unire alla missione del nostro amico. Ritorneremo giù uscendo dal garage con la bicicletta invisibile, come state vedendo. Scendete al volo e premete triangolo, ragazzi. Un piccolo lag e l'auto è vostra. Io meglio di così questo glitch, ragazzi, non riesco a spiegarvelo, quindi fatevelo entrare in testa, perché meglio di così non se può, perché magari so che qualcuno non capisce o cosa. Questo è semplicissimo di glitch, spiegato al meglio non si può. Le auto hanno il bypass, nel senso che potete vendere tutte le auto una dietro l'altra senza nessun genere di problema, però io, come ho già detto, questo lo consiglio per prendere qualche auto da un amico, se volete, però potete anche usarlo come glitch dei soldi. Io avevo il garage pieno, quindi vado a sostituire un veicolo, come state vedendo, ed ecco qui l'auto che io ho appena preso dal mio amico. Ragazzi, il glitch è questo. Vi premetto in anticipo che ce ne saranno molto pochi, perché Rockstar ha intenzione di prendere seri provvedimenti per questa cosa. Poi pubblicherò anche un video blog che parlerò di questa notizia. E buon glitch a tutti ragazzi, un saluto da Maxi e al prossimo video. Ciao a tutti.